like a challenge. I've always been that way. When I was at university in America, I went to a team that was at the bottom as well. And after time, we worked our way up to the top. So, I don't know, I don't like taking the easy route sometimes. So, I mean, if it's a challenge, I like a challenge. So it's something to come in to practice every day and work towards, because, you know, you're going into every game now being the underdog. No one expects you to win and stuff like that. So that's something you take pride in, trying to beat, you know, every team. So, yeah, I like a challenge. So I look forward to helping Cremona win some games. No, ma traduci domande e risposte così. Vabbè, dice che lui, anche all'università, quando ha iniziato... Ha preso la sfida, per cui partire dal basso e cercare di cambiare la stagione è una cosa che sicuramente fa parte del suo DNA, e è abituato addirittura a giocare da sfavorito, da underdog, quindi è una cosa, anzi, che lo onora poter in qualche modo cambiare l'inerzia. Questo è un grande segnale, questo è quello che vi dicevo prima. Cioè, ci deve gratificare da dove partiamo, non ci deve abbattere. Cioè, noi vogliamo arrivare là alla fine, quindi siamo determinati. Solo nell'estate a New York. Mi confermi che ha detto mi piace se nessuno si aspetta che noi perdiamo, così no, che noi vinciamo, che così diamo il... Sì, quando ho detto mi piace giocare da underdog. Ok, ma tu usi parole strane. No, non so parole strane. Sfavorito, underdog.